Adriano fra passato e futuro, questa mattina al primo circolo didattico Santi Giuffrida per la presentazione delle attività a conclusione dei progetti con patrimonio culturale e giochi medievali. Iniziative articolate in più momenti con il coinvolgimento di alunni, docenti, esperti e genitori, ma anche con associazioni come Proloco e Sicilia Antica. Nell'auditorium della scuola sono stati illustrati gli elaborati finali dei progetti Walking Around Adrano. Adrano in digitale e Disegnando Adrano, un incontro molto partecipato con proiezioni di video e consegna degli attestati a tutti i bambini, poi tutti nel cortile interno dell'istituto per il gran finale con immersione nella storia grazie ai giochi medievali. Si tratta di un progetto PON che si chiama Adrano dentro e fuori le mura. La nostra attività era mirata principalmente a far riscoprire ai bambini i monumenti, le presenze anche archeologiche e architettoniche di Adrano. Per cui il progetto è stato articolato in tre moduli: il primo Walking Around Adrano, che era interessato proprio alla riscoperta anche di testi, di ciò che noi potevamo anche ritrovare relativamente alla città di Adrano. Disegnando Adrano, invece, i bambini hanno prodotto illustrazioni, pitture, utilizzando varie tecniche, sempre relative ai monumenti di Adrano. La terza fase, invece, che è stata la parte conclusiva, Adrano in digitale, riguardava invece la trasposizione di tutto ciò che è stato fatto dai bambini nell'applicazione Easy Travel, con audio realizzati dagli stessi bambini insieme con gli esperti, relativi proprio all'illustrazione di ciò che un turista, sia italiano che straniero, può conoscere della nostra città. Sicilia Antica ha sempre creduto sin dalla sua costituzione, ormai più di 20 anni fa, che è importante sensibilizzare soprattutto i giovani delle scolaresche verso i temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Noi pensiamo che educando da piccoli si riesce a far crescere una generazione migliore della nostra e quindi si riesce a tutelare meglio di quanto non abbiamo saputo fare noi. C'è stata anche un'applicazione che è stata scaricata, Easy Travel, si spiega di che si tratta? Sì, Adrano per la prima volta adesso è presente su questa piattaforma globale di audioguide multimediali gratuite che si chiama appunto Easy Travel e che è presente in tutto il mondo. Essere su Easy Travel significa essere su un'applicazione che è già globale. Tutti questi punti di interesse che vedete sono già audioguide nel mondo. Se noi zoomiamo sulla Sicilia, con l'introduzione, vedete, essendo stato un PON, abbiamo anche inserito il logo del PON, è possibile visualizzare l'audioguida con tutti i punti di interesse e le voci narranti dei bambini attraverso appunto gli audio con corredo fotografico. Qui si sente un audio di un bambino che è diventato un cicerone digitale. Abbiamo curato assieme ad Emilio Sarpietro il progetto Adrano in digitale. I ragazzi sono stati portati fuori, gli abbiamo messo la macchina fotografica in mano, quindi abbiamo fatto con loro lezioni di fotografia e poi, non appena fatte le fotografie, con Emilio Sarpietro le hanno poi sistemate e organizzate in questa applicazione Easy Travel per poterla fare fruire a tutta quanta la collettività. Io sono invece responsabile giovani provinciale e assieme all'altro esperto del modulo Disegnando Adrano, Salvo Leanza, abbiamo portato i bambini a visitare la loro città, Adrano, e abbiamo invitato loro ad analizzarla e a rappresentarla tramite i disegni. Preside, la giornata al primo circolo si è conclusa questa mattina con una bella festa, i giochi medievali. Sì, i giochi medievali concludono con un momento ludico e ricreativo questo nostro progetto che si è snodato nell'arco di tutto l'anno scolastico. È per me una sorpresa perché sapevo che ci sarebbe stato questo momento ludico, ma non avevo materialmente ancora visto i giochi. Presumo che i bambini si divertiranno parecchio, quindi coniugare divertimento e conoscenza e competenze è sicuramente il massimo che si possa fare in una scuola.